Eccoci con la prova di un nuovo prodotto, sempre a marchio Podofo. In questo caso è un prodotto, allora è un display CarPlay Android Auto, il modello A3501 che è un 5.5 pollici ed è anche questo decisamente interessante. Vediamolo insieme. A differenza del modello provato nei giorni scorsi, questo ha un display da 5,5 pollici, non è dotato di Android, ma è semplicemente un CarPlay. Ma è un CarPlay con alcune caratteristiche che adesso vediamo se riusciamo ad aprirlo. Perfetto. Ecco, questo è già un prodotto che presenta una scatola che penso sia definitiva. Il prodotto provato da 6,2 pollici invece aveva ancora una scatola bianca. Comunque, questo è il display. Decisamente compatto, forse una dimensione adeguata anche per la maggior parte delle moto, nel senso che è un 5,5 pollici e diciamo giusta dimensione. Vediamo cosa c'è nel kit. Allora abbiamo il supporto da manubrio classico con relativa vite, vabbè, non ci interessa adesso. In plastica in questo caso, sempre però con una chiusura a vite, con non è una Torx ma è una brugola classica, comunque diciamo abbastanza sicura, nel senso che non dovrebbe essere così semplice da aprire, almeno non per chi arriva e cerca di rubare il navigatore. Poi abbiamo il pacco dei cavi, cacciavite e chiavi e telecomando aggiuntivo. Perfetto, questo è un telecomando che va montato a manubrio e sostanzialmente consente di rispondere piuttosto che di diciamo attivare alcune funzioni. Adesso lo vediamo e lo mettiamo qui. E poi il solito manualetto, vediamo se anche questo in più lingue. Inglese, vediamo se c'è anche la parte, no, in questo caso è interamente in inglese, poi lo vediamo. Navigatore e vediamo la parte cavi e alimentazione. Bene, allora abbiamo, vediamo cosa c'è qui. Ok, cavo di collegamento che presumo vada inserito qui, è fatto, è fatto con una gomma per cui dovrebbe garantire anche una sorta di presa stagna, visto che comunque è un IP67 per cui resistente all'acqua e così via. Non ha, tutti gli sportelli sono protetti, abbiamo la pellicola che adesso lasciamo. Allora, dicevamo, vediamo i collegamenti e abbiamo alimentazione, sempre con connettori, con presa stagna. Con sempre il contatto sotto chiave e un bel cavo, anche qui siliconato, bello morbido. Poi in aggiunta esistono anche altri tre connettori. Uno per il controller e poi abbiamo i connettori per le telecamere. Le telecamere non sono comprese nella versione, in questa versione, in realtà mi sono state fornite a parte, in un kit a parte, dotato anche di scheda di memoria micro SD da 64 GB. E qui abbiamo le due telecamere. Bene, iniziamo ad accendere e collegare questo e vediamo un attimino come si comporta. Allora, anche questo ha un collegamento doppio, nel senso che ha sia l'alimentazione che il contatto sotto chiave. Vediamo l'accensione.
Bene, vediamo se l'orientamento è corretto. Togliamo anche la pellicola così vediamo bene il display. Luminosità e l'angolo di visione sicuramente molto interessante. Ecco, magari la pellicola, servirebbe una pellicola opaca, magari anche la stessa che ho tolto. Vediamo un attimino come funziona. Abbiamo il menu che è questo, controllo della luminosità, ed esiste anche però con la modalità automatica, il Bluetooth che prevede sia il collegamento dello smartphone che di un eventuale auricolare, e la gestione delle telecamere che adesso vediamo in un secondo momento, così non ci pensiamo più. Torniamo all'inizio. La parte CarPlay, Wi-Fi, playback e i settings. Anche qui, vabbè, luminosità, vabbè, assistenza, clear connection, touch mode, normal, ok. Andiamo a vedere se c'è prima di tutto la lingua. Mettiamo italiano. Oh. Poi abbiamo informazioni del... In questo caso non ho installato nessuna memoria. Ripristina, versione del firmware. Da quanto ho letto, il firmware è aggiornabile e il produttore sul suo sito mette a disposizione gli aggiornamenti man mano che vengono resi disponibili. La gestione delle fotocamere è la parte comune. Adesso facciamo una cosa non bellissima. Questa è la telecamera frontale, per cui andiamo e la colleghiamo da qualche parte e vediamo un attimino come. Vediamo se riesco più che altro. Allora, frontale con frontale, anche qui c'è un pin, ok. Bene. Prima montata, montiamo anche la seconda. Le fotocamere sono molto belle, in realtà sono fatte in metallo, presentano una base adesiva, ma eventualmente penso sia anche possibile sostituirla con qualcos'altro. Comunque hanno una base con un biadesivo interamente in metallo. Le ottiche in questo caso sono protette. Questa dovrebbe essere la rear, quindi ok, quella posteriore sul canale 2. Andiamo a collegare anche questa. Bene, adesso l'impianto è un po' così, però diciamo vediamo se dà un'idea. Prima e seconda, andiamo. Ah, ok. C'è una vista d'insieme, quindi fotocamera anteriore e fotocamera posteriore, per cui inquadrano anche due. Ok. Poi, cosa che possiamo andare a vedere? Torniamo indietro. Ok, nessuna carta, va bene, non è un problema. Andiamo a vedere nelle impostazioni della fotocamera il formato di registrazione. Ah, ok. Una 1080p. La registrazione se è in loop, non è in loop. Il suono. E specchio posteriore, apri, chiudi, non so cosa sia, al massimo diamo un'occhiata. E poi nell'area comune cosa diamo? Nient'altro, ok. Quindi in linea teorica da qui è possibile attivare modalità CarPlay piuttosto che Android Auto, video Wi-Fi, passare la modalità, no? Ok, non voglio CarPlay, però voglio Android Auto. Sì. E c'è una richiesta, andiamo a vedere. A questo punto usiamo il cellulare. Allora, una preconnessione, andiamo a vedere.
dovrei trovare un BTRX, ok, 563. Fatto. Quindi il telefono a questo punto non ci serve più. E vediamo qui. Quindi questo è il classico sostanzialmente Android Auto, dove abbiamo il menu con le varie applicazioni installate sullo smartphone. In questo caso io ne ho alcune, però diciamo tendenzialmente questo è legato al numero di applicazioni che avete sul vostro smartphone. Abbiamo il navigatore, che in questo caso comunque essendosi basato su sullo smartphone collegato, tendenzialmente non ha un GPS interno, per cui sfrutta quello che è il GPS dello smartphone, per cui tendenzialmente non ci sono differenze tra usare il telefono o usare questo dispositivo. Altra cosa carina, vediamo cosa c'è. Comandi vocali, ok, benissimo. Poi abbiamo questo che in realtà, ok, attiva il ritorno al menu principale, la gestione delle telecamere, per cui posso sempre vedere le due telecamere. La regolazione della luminosità tra automatico e manuale, andiamo a vedere com'è. Decisamente anche qui non male, ma funziona anche bene. Questo è il sensore di luminosità, penso che sia lui. Ok, adesso facciamo un'ulteriore prova e andiamo ad installare anche questo controller aggiuntivo che si attacca al manubrio, per cui dovrebbe diventare anche particolarmente comodo da utilizzare. Anche qui la presa è stagna, vediamo. Infatti. Vediamo cosa consente di fare. Passaggio delle telecamera. Ok. Va bene, le chiamate, il telefono e la home. Quindi con il ritorno anche ad Android Auto. Presumo sia la stessa cosa anche per l'Apple CarPlay. E questo sicuramente è interessante, nel senso che una volta montato a manubrio diventa anche abbastanza semplice da usare. E via, direi che è sicuramente interessante. L'installazione con la sua vite di supporto consente un posizionamento decisamente interessante, sia una rotazione sia un movimento. Anche questo comunque è possibile poi bloccarlo, ha una ruota, ha delle zigrinature sul meccanismo, per cui è possibile poi bloccarlo in modo saldo. Beh, diciamo che non c'è nient'altro da dire, però è sicuramente carino e la dimensione non è male, nel senso che è un 5,5 pollici, tendenzialmente una dimensione che non dovrebbe infastidire nessuno. Vediamo. Usciamo da qui. Vabbè, le funzionalità di playback giustamente riproducono i file eventualmente registrati. Bene, io spero che questo video vi abbia dato un'idea di quello che è il prodotto. In descrizione trovate il link e se avete voglia di aiutarmi semplicemente vi chiedo un like e un'iscrizione al canale. Grazie mille.